Sky dal centro sportivo Biffi di San Rocco al Porto. Va in scena la finale del playoff scudetto gol dell'I clausura 2017 di calcio a 7. Di fronte ci sono Ude contro Puro Gol. La prima conclusione subito pericolosissima, una punizione di Paredes finisce alta di pochissimo sul fondo con una parata miracolosa di Granda. Poi dalla grande distanza è Benavides, c'è potenza ma non inquadra però la porta, questo destro fortissimo da fuori. Prima occasione poi per Ude con Bettancourt col suo sinistro magico, Romero però blocca in due tempi. L'azione poi sembra terminata ma è lo stesso Romero a farla ripartire, ma succede l'incredibile perché Bettancourt va a rimpallare il rilancio del portiere e Puro Gol quindi va in vantaggio. La reazione è veemente per Ude Biffi dopo questo doppio cambio di fronte. Vargas davanti a Granda non sbaglia, palo palo, poi gol, 1-1. Ude poi va in pressione, Diaz recupera palla, Bettancourt prova una sforbiciata che dopo un rimpallo termina ancora sui piedi di Diaz, che però si fa ipnotizzare da Romero in uscita. Nella ripresa ci prova con una punizione dalla media distanza, ancora Bettancourt, Romero mette in calcio d'angolo. Poi Puro Gol con questo lancio lunghissimo dalle retrovie mette fuori la retroguardia di Ude, poi però la palla a Boniglia che non ci pensa su due volte, impegna Granda che però si supera. Poi ancora Boniglia su punizione, Granda questa volta è anche fortunato, la sua deviazione finisce sulla traversa e la palla va fuori. Poi continua la serie dei legni perché Lopez recupera palla, la porge a Diaz con il suo sinistro a giro, colpisce clamorosamente la traversa, sul rimpallo Bentancourt in sforbiciata non trova la via della rete con Romero che impresa difende la propria porta. Puro Gol poi si addormenta con giro palla nella propria tre quarti, Lopez recupera, la palla arriva a Bettancourt che supera un avversario davanti a Romero. È un gioco da ragazzi, fa 2-1, quindi con il Puro Gol che vincono questa partita diventano campioni e viene consegnato dunque l'ennesimo titolo alla formazione guidata da mister Vera e mister Rodriguez, e i tifosi come vedete impazziscono in campo.